In una notte gelida e silente, illuminata solo dalla luce tenue di un lampione, Fekeli si trova faccia a faccia con Fikret su un marciapiede solitario. I profondi occhi di Fekeli, simili a carboni ardenti, svelano un'indomabile volontà di scoprire ogni angolo oscuro. Fikret, tentando di mascherare la sua ansia, con un tono di voce che cerca di restare saldo, risponde: «Perché insisti nel danzare sull'orlo del pericolo? Cosa ti spinge a voler rovinare la reputazione degli Yaman?» Le parole di Fekeli pongono in luce una trama densa, rivelando una rete di relazioni e alleanze precedentemente nascoste tra i due. Che forze muovono questa apparente inimicizia? Quali verità scomode stanno per emergere? Vi invitiamo a seguire con noi questa odissea di tensione e intrighi. Mentre le ombre della notte si allungano, un Fikret visibilmente turbato prova a evitare l'intenso sguardo di Fekeli. Tuttavia, Fekeli, con una crescente esasperazione evidente in ogni sua parola, lo rimprovera senza mezzi termini per i ripetuti tentativi di danneggiare l'immagine di Demir, il rispettato patriarca degli Yaman. «Tutto questo non può essere privo di un motivo», esclama, fissando Fikret come se volesse leggere nel profondo della sua anima. Fikret, cercando di raccogliere il coraggio, risponde con un tremito nella voce: «Hai mai custodito un segreto così devastante da poter sconvolgere interamente il tuo mondo?» L'atmosfera è elettrica. Segreti nascosti, rivelazioni inattese e verità inconfessate minacciano di stravolgere l'equilibrio tra i due uomini. La storia si avvolge in uno strato sempre più fitto di mistero, con la promessa di rivelare una tela di verità e vendette. Nel mezzo di questo vortice di emozioni, Fekeli, sempre più disorientato, si sforza di comprendere il cuore del conflitto, mentre una pausa, carica di aspettative e tensione, avvolge i due protagonisti. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Nel cuore di una notte tempestosa, con il vento che sussurrava segreti attraverso le fronde degli alberi, Fikret, con le mani leggermente tremanti, rivelò una verità che aveva mantenuto nascosta per troppo tempo. Adnan era mio padre, sussurrò con un tono spezzato. Fekeli, completamente impreparato a una rivelazione di tale portata, rimase immobile. Il suo sguardo divenne vitreo mentre cercava di assimilare la portata di quel che aveva appena udito. Gli occhi di Fikret, ora lucidi a causa dell'emozione e delle lacrime, riflettevano la profondità del suo dolore. «Capisci ora il tumulto che ha agitato la mia anima? Perché pensi che abbia scelto di tornare in questo luogo, ricco di echi e ombre del passato, dopo così tanto tempo?» Fekeli, lottando per ritrovare la propria voce in mezzo alla tempesta emotiva, rispose con tono calmo e ponderato: «Forse porti ancora con te cicatrici non guarite, ferite aperte da Adnan?» Con un misto di amarezza e determinazione, Fikret continuò: «Sono tornato perché sento il dovere di fare giustizia per mia madre. Adnan l'ha abbandonata, negando il nostro amore e rendendoci estranei ai suoi occhi». La rivelazione di Fikret trasforma la trama in un labirinto di emozioni, segreti e vendette. Fekeli, cercando di trovare un terreno solido in questa conversazione sconvolgente, ribatté: «Ma sei sicuro di ciò che dici? Non puoi fondare tutto su voci e supposizioni». Fikret, con una risolutezza che emanava da ogni poro, esclamò: «Non si tratta di chiacchiere. Mia madre, nelle sue ultime ore di vita, mi ha confidato ogni dettaglio. E ho trovato, nascoste in un vecchio cassetto, lettere scritte da Adnan. Erano piene di parole avvelenate, che parlavano di rancore e disprezzo». Con il cuore in tumulto, Fikret pronunciò con voce rotta: «Perché un singolo legame familiare dovrebbe sopportare così tanta sofferenza?» I due si confrontarono con sguardi penetranti e, in quell'istante di intimità condivisa, Fekeli interrogò Fikret: «Ma Musa, dov'era quando le ombre del passato si sono abbattute su di voi?» Quest'ultima domanda, carica di insinuazioni, suggerì che la figura silente di Musa potrebbe essere il prossimo pezzo di un puzzle complesso e oscuro, radicato nel cuore stesso di questa saga familiare. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. In una stanza scarsamente illuminata, con il suono di una lontana pioggia autunnale che fungeva da sottofondo, Fikret prese un profondo respiro, come se volesse assorbire ogni forza rimanente per confessare il peso di un segreto che aveva portato per troppo tempo. Musa era l'uomo che mia madre aveva scelto per camminare al suo fianco, per affrontare insieme le sfide della vita. Iniziò con una voce spezzata, ma invece di proteggerla, l'aveva abbandonata in una desolazione emozionale, diventando schiavo della sua dipendenza dal gioco, dimenticando ogni dovere familiare che aveva.
Le parole di Fikret dipingevano un quadro di giorni bui e notti infinite. I debiti erano come ombre crescenti che oscuravano ogni luce della nostra casa. E mia madre, commusa come un fantasma che raramente si materializzava, si trovava da sola a fronteggiare queste tempeste finanziarie. Con il cuore pesante e la voce tremante, Fikret continuò. A causa dell'incapacità di Musa di fare fronte a queste responsabilità, mia madre veniva spinta a umiliazioni indicibili, accettando lavori che scalfivano la sua dignità solo per assicurarsi che potessimo avere qualcosa da mangiare. All'udire queste parole, la sofferenza si manifestò chiaramente negli occhi di Fekeli. Avrei dovuto essere al suo fianco, avrei dovuto difenderla da Musa e dalla sua indifferenza. Fikret, cercando di alleviare il senso di colpa che stava invadendo Fekeli, lo rassicurò. Non puoi portare questo fardello. Musa fece le sue scelte, e quelle scelte lo portarono su una strada oscura. L'aria era spessa di rimpianti e rivelazioni mentre la conversazione si sviluppava ulteriormente. Fekeli, con una domanda che riecheggiava l'ardore di una fiamma inarrestabile, interrogò: Adnan, ha mai ferito tua madre in qualche modo? Fikret esitò, con il tormento evidente nei suoi occhi. La sua crudeltà, rispose con voce rotta, era palpabile in ogni sua azione. Cercando di comprendere l'intera storia, Fekeli inquisì: Dopo la tua nascita, Musa pensava di essere tuo padre, giusto? Con una profonda tristezza, Fikret annuì. E poi, con uno sguardo acuto e penetrante, Fekeli pose una domanda finale: Come Musa venne a conoscenza della verità? In un'atmosfera carica di tensione, con le ombre che danzavano sulle pareti della stanza illuminata solo da una tenue luce, Fikret prese parola. La sua voce suonava come quella di un uomo lontano nel tempo e nello spazio, come se stesse evocando ricordi sepolti da un velo di tristezza. Ricordo quando Musa ha scoperto la verità, iniziò. Era un giorno come tanti, ma si trasformò in un incubo. Ci cacciò fuori, nella crudeltà del mondo esterno. Ero piccolo, confuso e spaventato, con solo l'abbraccio disperato di mia madre a proteggermi da un freddo che non era solo quello dell'ambiente. Con ogni parola, le cicatrici nascoste dell'infanzia di Fikret venivano svelate, gettando una luce ancora più chiara sulle ragioni della sua inimicizia con la famiglia Yaman. Questa rivelazione aggiungeva un nuovo capitolo di dolore e tradimento alla saga già intricata della famiglia. Fekeli, con una miscela di incredulità e rimprovero, sfidò Fikret. Per tutti questi anni, perché hai scelto di mantenere il silenzio su un passato così turbolento? Perché non affrontare queste ombre prima? Fikret, con occhi rossi e lucidi, replicò con un'ondata di emozione. Quando ero giovane, desideravo solo dimenticare, lasciare indietro quella sofferenza. Ma quei ricordi erano come catene invisibili che mi legavano. E più invecchiavo, più temevo di risvegliare il dolore che aveva tormentato mia madre. Con una risata amara, Fikret aggiunse: Adnan viene celebrato a Kukurova come un santo, con statue e onori. Ma la verità è ben diversa. La sua maschera da eroe nasconde un volto pieno di segreti, e Demir non è l'unico scheletro nell'armadio di Adnan. Mentre l'emozione cresceva, Fekeli cercò di introdurre una nota di ragionevolezza. «Dobbiamo affrontare il passato con equilibrio», disse, «ma senza lasciare che il risentimento ci accechi». Fikret, tuttavia, non era disposto a lasciar perdere. Adnan ha vissuto una vita basata sull'inganno, esclamò con fermezza. «E Kukurova deve sapere chi era davvero». Mentre la discussione si faceva sempre più intensa, Fekeli, cercando di calmare le acque, concluse: Adnan non è più tra noi. Perché cercare vendetta su un uomo che ormai riposa nel sonno eterno? Dobbiamo guardare al futuro, non al passato. Nella penombra di una stanza soffusa, l'aria era carica di tensione e rimpianti. Fekeli, con lo sguardo penetrante e sagge parole, sottolineò a Fikret la natura schiavizzante del rancore. Il passato è come una catena che ci imprigiona, osservò con profondità. Non possiamo cambiarlo, allora perché ti ostini a cercare vendetta su Demir, un innocente in tutto questo? Fikret, i suoi occhi rivelavano una tempesta di emozioni, rispose con una voce che tremava di amarezza. Mentre Demir cresceva, avvolto nei comfort e nel lusso, io affrontavo giorni di fame, lottando per ogni piccolo pasto. Come potrei dimenticare tale ingiustizia? Fekeli, cercando di trovare un terreno comune, rispose con empatia. Demir era solo un bambino, ignaro delle azioni di suo padre. Non è giusto giudicare un figlio per i peccati del genitore. Ma mentre si svelavano segreti e motivazioni profonde, la determinazione di Fikret sembrava inarrestabile. Anche io ero un bambino innocente, gridò. Perché dovrei portare il fardello degli errori di Adnan? È ora che Demir senta il peso di quel passato oscuro.
Fekeli, con tono grave, mise in guardia Fikret. «Se continui su questa strada vendicativa, il dolore ti divorerà dall'interno». Ma Fikret, con uno sguardo ostinato, replicò: «Forse soffrirò, ma non sarò l'unico. Porterò tutti con me nel mio tormento». E con queste parole cariche di determinazione, si allontanò nell'oscurità, tracciando il suo percorso di vendetta. Nella quiete dell'alba, Fikret si appostò, osservando Demir mentre usciva dalla fabbrica, la luce del mattino delineava la sua figura con chiarezza. Fekeli, notando Fikret, si avvicinò con passi rapidi e Jilii chiese direttamente: «Sei tu dietro quelle lettere che parlano di Adnan?» La tensione tra i due uomini era palpabile e ogni verità svelata minacciava di rompere ulteriormente i fragili legami della famiglia Yaman. Era chiaro che il passato non aveva finito di tormentarli. La tensione era quasi tangibile nell'aria fredda e umida. Fikret e Fekeli, due figure potenti e contrapposte, erano in piedi uno di fronte all'altro, i loro occhi fissi in uno scontro silenzioso. L'atmosfera era resa ancora più elettrica dalle parole affilate e provocatorie di Fikret. Con un ghigno beffardo, Fikret guardò Fekeli e disse: «Mi diverte vedere Demir così scomposto, così distante dalla sua solita freddezza. Mi chiedo se abbia cercato il tuo aiuto nel tentativo di capire chi sta giocando con lui nell'ombra». Fekeli, restando saldo, rispose con autorità: «Perché ti nascondi dietro queste lettere criptiche? Se hai dei conti da sistemare con Demir, fallo direttamente. Non nasconderti come un vigliacco». Fikret, con uno sguardo gelido e una risata cupa, rispose: «Né Adnan né Demir sono mai stati veramente coraggiosi. Visto che abbiamo lo stesso sangue, giocherò con Demir come un predatore con la sua preda, portandolo alla totale disperazione. Se dovessimo confrontarci ora, uno di noi non vedrebbe un altro giorno». Il cielo grigio di Kukurova sembrava riflettere l'atmosfera carica tra i due uomini. Mentre Fikret esprimeva il suo desiderio sadico di vedere Demir distrutto lentamente, Fekeli cercava di intervenire con saggezza. «Demir non è Adnan», sottolineò Fekeli. «Non puoi punirlo per le malefatte di suo padre». Fikret, con uno sguardo tormentato, sembrava combattere contro se stesso. «Sono stanco», ammise. «Stanco di questa lotta incessante. Non voglio trascinare te o chiunque altro nel mio vortice di oscurità». E con un tono di tristezza e rassegnazione aggiunse: «Forse è meglio se prendiamo strade diverse». Il destino della famiglia Yaman pendeva come una spada di Damocle, mentre le ombre del passato continuavano ad allungarsi sul presente. Sul vasto e polveroso paesaggio di Kukurova, Fekeli, un vecchio patriarca dall'aspetto affaticato, si avvicinò a Fikret con uno sguardo implorante. Il peso delle rivelazioni recenti e delle decisioni fatte si poteva percepire tra i due uomini. «Fikret», implorò Fekeli, «ti prego di capire che il tuo dolore lo sento anche io. Non siamo forse una famiglia?» Ma Fikret, con occhi scintillanti di risentimento, replicò aspramente: «Non hai il diritto di parlare di famiglia. Musa non era mio padre». Questa rivelazione sull'identità del suo vero padre e la sua sete di vendetta contro gli Yaman avevano gettato una nube d'ombra su Kukurova. Fekeli, la voce tremente di emozione, cercò di far ragionare il giovane: «Il legame del cuore va ben oltre quello del sangue. Ho amato gli Yaman e ogni loro perdita mi ha spezzato il cuore». Fikret, sorpreso dall'intensità delle parole di Fekeli, si fermò un attimo e con una voce rassegnata rispose: «Mi dispiace per ciò che ho detto, ma devi stare fuori dai miei piani di vendetta». Tuttavia, Fekeli non era pronto a lasciare andare Fikret, l'ultimo legame vivente con la sua famiglia perduta. «Non posso perdere anche te», confessò Fekeli, il suo tono pieno di angoscia. La situazione tra i due era tesa. Mentre Fekeli esortava Fikret a lasciare andare l'odio e cercare la luce nel presente, Fikret rimaneva irremovibile nel suo desiderio di vendetta contro Demir. «Se percorri questa strada, Fikret», avvertì Fekeli, «diventeremo nemici e io farò tutto ciò che è in mio potere per fermarti». Mentre la tensione tra Fekeli e Fikret cresceva, le nuvole si addensavano su Kukurova, preannunciando tempeste all'orizzonte. La storia prometteva ulteriori colpi di scena, rivelazioni e segreti nascosti. Cosa avrebbe riservato il destino per i protagonisti? Restate sintonizzati e non perdete l'entusiasmante continuazione di Terra Mara. E non dimenticate di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sugli ultimi episodi.